Vai Marco, no, te lo chiedo, Vito, solamente una cosa. Hai fatto dichiarazioni che vabbè, conoscevamo in gran parte. Mi chiederti quali azioni pensate di fare con l'opposizione, visto che insomma l'occasione ovviamente è molto ghiotta, no? C'è una maggioranza in una grande crisi e in evidente difficoltà sia sul bilancio che su tante altre questioni. Mi chiederti se avete così una strategia comune per cercare, insomma, anche qui con gli elementi, non è inutile negarlo, gli elementi che sono un po' più deboli a livello di tenuta, no? Una maggioranza di... Sì, ma guarda Marco, grazie della domanda. Ad oggi, allora, in queste ore, ripeto, ci siamo sentiti e confrontati sulla vicenda Nazario Sauro e CPA. La cosa grave che è venuto meno è ancora una volta il sindaco Spalletta si è rimangiato quanto detto ad una riunione dinanzi a tutti noi capigruppo, dinanzi ai dirigenti presenti della scuola dottoressa Felicetti e del CPA e dinanzi ai professori presenti. Quindi quando si parla pubblicamente e si dichiara pubblicamente che determinate decisioni debbono essere concertate e poi si prendono iniziative senza comunicare nulla a nessuno, viene meno il rispetto istituzionale. Ma che il sindaco Spalletta fosse una figura subdola, io l'ho detto sin dal primo giorno che venne nominato sindaco, che sia un uomo appartenente alle lobby, l'ho sempre dichiarato, che sia una figura politicamente che abbia usufruito di contributi provenienti da soggetti coinvolti con mafia capitale, imprenditori corrotti, è un dato di fatto. Quindi da un sindaco del genere non c'è nulla da aspettarsi e da meravigliarsi. Quindi dici che cosa fare? Certo, non è che possiamo andare noi in consiglio comunale e obbligare i colleghi di maggioranza a votare la sfiducia. Noi siamo pronti. Se tre elementi della maggioranza, in maniera particolare, quelli più critici, come Francesca Neroni, come lo stesso Zangrilli, vediamo se anche Casagrande per una volta tiri fuori gli artigli, tiri fuori il coraggio, se questi soggetti sono pronti a votare la sfiducia, da parte nostra non ci sarà nessun tipo di problema a votare la sfiducia nei confronti del sindaco Spalletta. Ma ripeto, non che Spalletta si deve dimettere perché almeno dal giorno dopo Mirko Fiasco sarà contento, assolutamente le dimissioni del sindaco Spalletta e il periodo di commissariamento necessita fortemente la città di Frascati. Hai detto che anche se approveranno il bilancio non saranno in grado nemmeno di mettere una lampadina, perché secondo te? Perché? Perché ovviamente non c'è la spinta propulsiva, quando manca visione di una città non si possono andare avanti soltanto con determinate iniziative e con determinate spot, cioè se ad oggi il massimo dell'amministrazione è annunciare l'estate tuscolana e se questo rende felice l'amministrazione, sono contento per loro. Non hanno una visione, non hanno una spinta propulsiva, sono distaccati, non si è creato feeling ed empatia tra il sindaco e la città. Adesso sono io che rivolgo la domanda a voi qui presenti, ma vedete il sindaco Spalletta in giro per la città? Vedete assessori che si fermano a dialogare, interloquire con i cittadini? Beh, una volta lo facevano, sappiamo com'è finita poi. Quindi lasciamo perdere sti paragoni. Voi che pensate che il sottoscritto quando viene fermato dai cittadini è sempre rose e fiori? Anch'io come amministratore subisco le critiche, lo ammetto, perché ovviamente quando si ha un ruolo amministrativo, si ha un ruolo istituzionale, non è rose e fiori, però è anche vero che non ci si sottrae dal confronto. Qui parliamo di assessori che girano in città, nulla di offensivo nei confronti degli animali, ma neanche i cani randaggi si portano a guardarli. Ma di che cosa stiamo parlando? Il bilancio è entro quanto? Addirittura neanche hanno trovato un accordo per la data, però no, vado oltre, non hanno trovato, ci sono tre date disponibili, però siccome qualche amministratore di maggioranza farà il lungo weekend, quindi stanno concordando la data del consiglio probabilmente lunedì 6, perché qualcuno della maggioranza farà il lungo weekend, quindi siccome viene prima il weekend e poi i problemi del bilancio, non è che stanno pensando al bilancio. Rientrano nei 20 giorni che ha dato il prefetto? Sì, rientrano. Sì.
quindi siccome per qualcuno è più importante il ponte lungo piuttosto che il bilancio, quindi la data doveva essere venerdì 3 aprile, però probabilmente non si, 3 giugno, scusate, però probabilmente non si farà il 3 perché qualcuno partirà che farà il ponte lungo. Ponte lungo? Oh.